siamo sempre lì, cioè quando vado nei club di cittadine che ci vogliono bene, trovi sempre questa accoglienza, sia se perdi sia che vinci, perché è troppo facile, sarebbe troppo facile avere l'accoglienza di questo tipo quando hai vinto qualcosa. Invece questa è una risposta straordinaria, un pubblico veramente straordinario che ci è vicino in questo momento di grande difficoltà nostra, mia personalmente la prima, e di tutto il nostro staff. È chiaro che abbiamo perso una partita fondamentale, la partita che so bene che nella storia dell'Avellino se la ricorderanno tutti, per come si è evoluta praticamente questa sconfitta, lo so bene, ma io non posso addebitare nulla a nessuno. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, evidentemente la eccessiva sicurezza sul 2-0 ci ha spinto a fare un passo indietro e a metterci a difendere. Come ho detto in precedenza e lo ripeto, la nostra non è una squadra che deve difendere, la nostra è una squadra votata all'attacco. Se avessimo conservato una intelaiatura di quel tipo, sono certo che avremmo evitato che loro scendevano in massa a darci fastidio al limite dell'area. Poi l'occasione è successa, un calcio d'angolo forse inutile per una parata del portiere, per Rodino che andava fuori, una palla che è entrata, spinta col corpo, con la mano, con in tutti i modi, ci ha messo in crisi e i ragazzi non hanno avuto la serenità di giocare come sanno giocare, hanno cominciato a giocare buttando la palla e non è questo il nostro gioco, quindi non addebito niente a nessuno, non è una colpa di nessuno. Capisco che in un momento in cui tutti sapevamo che la Salernitana negli ultimi minuti diventa una squadra difficile da contrastare e hanno avuto la paura di vincere la partita, è una cosa che essendo giovani glielo possiamo passare, insomma, sicuramente. A microfoni spenti ci chiedeva domande virgolette cazzure, allora vogliamo anche sì. Parlare delle polemiche che sono esposte, se vogliamo, per le dichiarazioni pretese e anche di quello che è successo in campo, il famoso cancello che si è aperto, quindi della misericordia con Sultano. Polemiche, non ho sentito bene la domanda, parliamo in generale di polemiche. Le polemiche sorte, guardate, cioè voglio dire, ho difficoltà a rispondere a queste domande per un motivo molto semplice. Rispondere ai cretini, rispondere ai millantatori, rispondere ai maleducati, rispondere a chi non vuole bene all'Avellino, no, chi non vuole bene a Taccone. Chi non vuole bene all'Avellino. Se tu cominci a dire in giro che ci sono state delle scommesse anomale su questa partita, ma non fai un danno a Taccone, fai un danno all'Avellino, fai un danno alla città nella quale vivi, fai un danno della città che dici di amare, fai una città contro una squadra che dici di amare, cioè è una pazzia sconsiderata. Allora, poiché queste accuse vengono da persone che la mente non hanno niente, ma proprio niente, hanno una mente vuota, non hanno niente, per non dire che è piena di altra materia, ma lasciamo stare. Allora, su questo discorso che mi hai fatto, devo rispondere per forza. Queste sono le polemiche che mi danno fastidio, quando ci sono delle illazioni immotivate in una situazione nella quale io sto parlando adesso di calcio da domenica. Per 3 giorni di seguito non ho visto niente, non ho visto, l'ho detto l'altra volta in televisione, credetemi, è la verità. Se mi domandate cosa ha visto il presidente Taccone dopo la partita, vi rispondo non lo so. Cioè, stavo con la testa nel televisore, ho visto un televisore, ma non so di che cosa ho visto. Se mi ricordo, non riesco a ricordarmi che cosa ho visto. Ero con la mente tutta assorta in pensieri legati a questa partita. Questa è la passione del presidente. Poi il presidente può essere un cretino, non capisce niente. Ci sta tutto, ci sta. Ma mettere in discussione qualunque altro tipo di valutazione è una valutazione che il presidente non si merita. Poi parlando dei tifosi, la risposta è questa. La risposta è chiaro che il tifoso aizzato risponde in una maniera sconsiderata, ma ci sta anche, ci sta che un giocatore prenda una persona e gli vorrebbe dire in separata sede: guarda che stai facendo una sciocchezza pazzesca, anche nei confronti della società nostra, della nostra città e nei confronti della sicurezza praticamente dello stadio. Andare ad aizzare 10.000 persone è una cosa pericolosissima e io credo che Minala avrebbe dovuto avere un giudizio esemplare da parte del giudice federale, della Procura federale. Questo è stato un altro errore clamoroso. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Allora,
Grosso e Pescara. Pescara, che Avellino vuole? Dire una sciocchezza a questi signori, però sono da voi. Allora, dicevamo? Cosa mi aspetto ora? Mi aspetto una reazione del gruppo, una reazione dei giocatori, del mister, dello staff, di tutti noi, dei tifosi, di tutti noi che vogliamo bene l'Avellino, una reazione forte, decisa, una reazione che faccia capire che l'Avellino non è morto, ha avuto una ferita, ha una ferita, in una battaglia ci sono le ferite. Quindi è stato ferito sicuramente, ma l'Avellino riprenderà sicuramente il cammino che aveva intrapreso. Certo, probabilmente non siamo una squadra da primato, nel senso che appena ci è arrivata l'opportunità per 20 minuti di essere i primi in classifica, abbiamo clamorosamente abbassato le oscelle e si sono emozionati i ragazzi. Quindi probabilmente è così, ma io ricordo, per questo sono fiducioso, ricordo che quando siamo saliti in Serie B abbiamo fatto un campionato mai di vertice, sempre intorno alla quinta, alla sesta, alla quarta posizione, eccetera. Poi l'Avellino è venuto fuori nel finale. Io mi auguro che questo possa riverberarsi quest'anno e possa ripetersi, perché i ragazzi hanno tutte le qualità per poterlo fare.